Benvenuti all'analisi avanzata del Trailblazer Harmony, il nuovissimo path sbloccabile con la main quest di Penacony della 2.2. Il Trailblazer Harmony è un personaggio di tipo Imaginary e la sua particolarità è l'introduzione di una nuova meccanica, il Super Brick Damage, un danno che sostituisce il Toughness Damage in condizioni di Weakness Brick. Tradotto, quando rompiamo lo scudo di un nemico e lo attacchiamo con un personaggio, oltre al danno normale al nemico, con un moltiplicatore pari ad 1 per invece che 0,9 in presenza di scudo, in realtà noi continuiamo a fare toughness damage, ovvero danno allo scudo, solo che lo scudo essendo già rotto non subisce danno. Bene, il super brick damage andrà a sostituire questo danno inesistente allo scudo in condizioni di assenza dello stesso in danno diretto al nemico. In pratica avremo un danno extra dell'elemento del personaggio attaccante, ma andiamo a vedere i dettagli. Le Tresis. Basic Attack infligge danno imaginary pari a una percentuale dell'attacco del Trailblazer a un single target. La skill infligge 5 istanze di danno. La prima ha un single target che noi andremo a scegliere, le altre 4 istanze di danno invece sono a 4 nemici randomici. La Ultimate attiva l'effetto di Backup Dancer per tutti gli alleati per 3 turni e l'effetto conta dall'inizio del turno del Trailblazer. Il Brick Effect degli alleati con Backup Dancer aumenta del 30% a livello 10, noi siamo a livello 9, quindi siamo ancora al 28%. E quando questi alleati attaccano i nemici affetti da Weakness Brick, quindi con lo scudo rotto, infliggono il Super Brick Damage. Che cos'è questo Super Brick Damage? Potete vedere la formula a schermo, dove il moltiplicatore di livello è un valore tabellato che scala con il livello di chi attacca. Il Toughness Damage invece è il danno toughness dell'attacco in questione, ad esempio 30, 60 o 90, a seconda se viene fatta la skill, l'attacco base, la ultimate o altre cose. Naturalmente più è alto il Toughness Damage e maggiore sarà il Super Brick Damage, chiaramente. Il BE percentuale è chiaramente il Brick Effect del personaggio che attacca, espresso in decimali. Il TBH A2 è il moltiplicatore extra della A2 del Trailblazer Harmony, espresso anch'esso in decimali, lo vedremo tra pochissimo. E poi chiaramente c'è l'enemy death, l'enemy res e l'enemy vulnerability. La death dipende dal livello del nemico e del livello dell'attaccante, la res dipende dal tipo di nemico e la vulnerability dipende da buff e debuff vari. Cosa molto importante, il super brick damage non può crittare, come anche gli altri danni da brick. Vediamo il talento. Il Trailblazer rigenera immediatamente energy ogni volta che un nemico subisce Weakness Brick. A livello 10 l'energy che recupera è 10. La technique. All'inizio della prossima battaglia aumenta il Brick Effect di tutti gli alleati del 30% per 2 turni. Ma vediamo le bonus ability. Cominciamo dalla E2, la Dance with One. Quando il numero di nemici on field è 5 o più, 4, 3, 2, 1, il Super Brick Damage aumenta del 20, 30, 40, 50 e 60% rispettivamente. Quindi in condizioni AOE il Super Brick Damage farà meno danno, in condizioni single target avremo il danno massimo incrementato del 60%. La A4. Quando viene usata la skill, il danno toughness della prima istanza di danno aumenta del 100%. La A6. Ritarda l'azione nemica di un ulteriore 30% quando gli alleati infliggono Weakness Brick. Per quanto riguarda le Tresis bonus, invece avremo danno imaginary pari a un 14.4%, avremo Brick Effect pari al 37.3%, un valore decisamente interessante, e poi avremo Effect Res pari al 10%. Naturalmente questo in condizioni di Tresis maxate. Ma qual è la priority delle Tresis a questo punto? Abbiamo il talento che è leggermente superiore alla ultimate, è decisamente più importante avere l'energy necessaria per poter castare appunto la ultimate e quindi talento maggiore uguale di ultimate, e poi abbiamo la skill. Infine chiaramente l'attacco base è inutile perché non influente. Per quanto riguarda le Lightcon, incredibile ma vero, la Lightcon di Ruan Mei è la best in slot per il Trailblazer Harmony. Infatti la Lightcon di Ruan Mei aumenta il Brick Effect del 60%, e questo è un grossissimo buff.
Inoltre, quando il Trailblazer usa la Ultimate, aumenta il danno del 24% a tutti gli alleati e dura per 3 turni. Se il Brick Effect del portatore di quest'arma dovesse eccedere il 150%, sarà recuperato anche uno skill point. Inoltre, all'inizio di ogni wave, tutti gli alleati rigenerano 10 di energy immediatamente. Quest'arma è molto forte sul Trailblazer Harmony e, incredibile ma vero, è più forte sul Trailblazer Harmony che su Ruan Mei stessa, dato che Ruan Mei ha di solito problemi di energy. Infatti spesso si va a mettere il Memory of the Past su Ruan Mei. E parlando di Memory of the Past, è proprio questa la seconda arma best in slot per il Trailblazer Harmony, arma che va a dare il 56% di Weakness Brick, quindi è quasi praticamente la stessa, ma abbiamo anche la rigenerazione di energia. Infatti quando il Trailblazer attacca, rigenera 8 di energy. E questa è molto importante, perché per quanto riguarda Ruan Mei è fondamentale, ma per quanto riguarda il Trailblazer, a una determinata costellazione può non aver più bisogno di questa energy addizionale. Se avete entrambe le armi e avete anche Ruan Mei e considerate l'idea di giocarle insieme e non sapete come distribuire le Lightcon, io vi consiglio di dare la signature di Ruan Mei al Trailblazer e il Memory of the Past S5 a Ruan Mei. Infine, l'ultima arma che chiaramente funziona sul Trailblazer, almeno fino a che ha problemi di energy, è il Machine Cogs. Machine Cogs che, al solito, rigenera 8 di energy, però manca la parte sul Brick Effect, che gli dà invece il Memory of the Past. Diamo un'occhiata adesso alle reli. Il suo set best in slot è senza dubbio il Watchmaker, set che dà un 16% di Brick Effect con il 2x, mentre con il 4x, quando il Trailblazer andrà a utilizzare la sua Ultimate su un alleato, tutti gli alleati aumentano il loro Brick Effect del 30% per 2 turni. Alternative a questo set naturalmente ci sono, e chiaramente sono il Thief per 4, il 2 per Watchmaker o Thief con il Messenger per la Speed, oppure un 2 per Watchmaker con 2 per Thief. Per quanto riguarda gli ornaments, invece, il set best in slot è senza dubbio il Thalia, dato che aumenta il Brick Effect del 16%, inoltre, se riusciamo a raggiungere i 145 di speed, avremo un 20% aggiuntivo di Brick Effect. E questo è un grosso buff. Altri set possibili sono chiaramente il Penacony, che aumenta l'Energy Regeneration Rate e aumenta il danno per tutti gli alleati dello stesso tipo, oppure il Wonwak, che anch'esso aumenta l'Energy Regeneration Rate e dà un Advance Forward del 40%. Per entrambi i set dovete raggiungere un 120 di speed, mentre per quanto riguarda il Thalia avrete bisogno di un 145 di speed, quindi le build possono differire un attimo. Infatti, andando a vedere le main stat, potremo notare che, a parte cappellino e guanti che avranno le main stat fisse, avremo sul corpetto HP o Death percentuale, sulle scarpe HP, Death percentuale o Speed, a seconda appunto del planar che andremo a scegliere, HP o Death con Penacony o Wowak e Speed con Thalia. Per quanto riguarda i planar, avremo HP o Death percentuale sulla Planar Sphere, mentre sulla corda avremo o Energy Regeneration Rate o Brick Effect. Per quanto riguarda la scelta della corda, vi informo che l'Energy Regeneration Rate è obbligatoria fino alla I5. Per quanto riguarda le substat, invece, è abbastanza semplice. Infatti, avremo bisogno della speed fino al raggiungimento del 120 o 145, a seconda dei planar che andremo a scegliere. Poi, tutto Brick Effect. Tutto Brick Effect, naturalmente, ci sono anche altri substat utili, come ad esempio l'F3S, gli HP percentuali e i Death percentuali. Comunque, tutte statistiche difensive. Vi sconsiglio di aumentare la speed a più non posso del vostro Trailblazer, quindi se avete Wowak o Penacony non andate oltre 120, se avete Thalia non andate oltre 145. Questo perché più lento è il Trailblazer, più la durata del buff del Backup Dancer sarà lunga. E dato che noi vogliamo massimizzare appunto questa durata entro la quale i nostri personaggi andranno a effettuare danno da Super Brick Damage, più il Trailblazer sarà lento, meglio è.
Ma andiamo a vedere gli Eidolon. Cominciamo dalla E1. Da E1, dopo aver usato la skill per la prima volta, recuperiamo uno skill point. La E2. All'inizio della battaglia, l'energy regeneration rate del Trailblazer aumenta del 25% per 3 turni. La E3 aumenta il livello del talento e il livello della skill di più 2. La E4, finché il Trailblazer è in campo, aumenta il Brick Effect di tutti gli alleati, tranne del Trailblazer stesso, di una quantità pari al 15% del Brick Effect del Trailblazer. La E5 aumenta il livello degli attacchi base di 1 e dell'ultimate di 2. E infine la E6. La E6, la skill, infligge 2 ulteriori stanze di danno in più, che appunto è l'Eidolon, molto interessante e importante per quanto riguarda la generazione di energy. E infatti troviamo la E6 come Eidolon più importante, seguito dalla E2, poi abbiamo la E1 che è molto simile alla E3 e infine E4 e E5 che sono i due Eidolon meno importanti. Per quanto riguarda i team, purtroppo non c'è molta varietà, infatti l'unico team in cui il Trailblazer Harmony funziona e funziona molto bene è quello che vedete, quello con Gallagher che dà il meglio di sé con la E6, il Trailblazer Harmony, Ruan Mei e Xuei. Questo team è devastante dato che tutti questi personaggi sinergizzano perfettamente con il Trailblazer e con la meccanica del Brick Effect. Questo è il classico team da Brick. Oltre a questo ci sono ovviamente altre possibilità. Ad esempio, se non possedete Ruan Mei potete usare una Bronia, una Sparkle oppure una Silverwolf. Altri DPS utilizzabili al posto di Xuei invece troviamo Himeko, Xuxiang o Erta. In conclusione, il Trailblazer Harmony va a potenziare i team basati su Brick Effect, anche se purtroppo, come avete visto, al momento c'è solo un team valido. Non è da escludere che arrivi qualche personaggio che abbia un'ottima sinergia con il nuovo Trailblazer. Vabbè, mi vado a mangiare un gelato. Questo è tutto per l'analisi del Trailblazer Harmony e vi ricordo che sono live ogni sera sul sito Viola dalle 20:30 in poi ed anche su TikTok. Se volete restare aggiornati, entrate su Discord e nel gruppo Telegram. Seguitemi sui social, trovate il link in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi qui al canale e attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Ci sentiamo nel prossimo video.